Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione la Drevo Tarfing, una tastiera da gaming di tipo meccanico in formato TKL, dotata di rotolazione monocolore, precisamente dotata di LED di colore bianco. Partendo dalla confezione possiamo osservare una classica confezione dove troveremo il logo dell'azienda, il nome del modello. In alto a sinistra troviamo un adesivo che ci riporta ulteriori caratteristiche del modello scelto e che riceveremo a casa. Nel retro della confezione troviamo la descrizione del nome del modello scelto da Drevo, una piccola tabella con le principali caratteristiche tecniche del prodotto. Nella parte superiore 5 effetti di luce anche, e come abbiamo già detto, seppur con una rotolazione monocolore. E nella parte inferiore troviamo i due colori disponibili, che sono black e silver, quindi nero e argento, e i quattro switch meccanici disponibili. E in questo caso noi abbiamo ricevuto il modello di colore nero con switch di colore rosso, quindi red switch. All'interno della confezione troveremo un adesivo della Drevo, un codice sconto del 15% sui prodotti della Drevo sul sito armyourdesk.com, una card che ci darà una mail di supporto in caso di problemi con la tastiera, come ricevere un cappellino della Drevo una volta acquistato il prodotto in questione e il manuale della tastiera stessa. A seguire troviamo un estrattore per pulire meglio la tastiera in caso si dovesse accumulare polvere o sporcizia sotto i caps o intorno agli switch. Un estrattore con un doppio sistema di rimozione caps con i due classici ferretti o uno più classico in plastica. A seguire, infine, troviamo la tastiera stessa, la Drevo Tarfing. Come possiamo osservare, è una classica tastiera di tipo meccanico in colorazione completamente nera. Abbiamo già detto che è in formato di KL, quindi priva del tastierino numerico. Questi modelli si adattano molto bene a chi gioca principalmente, quindi il tastierino numerico non è richiesto o non ne fa esclusivamente utilizzo. Il layout di digitazione è americano, un po' come tutti i prodotti, diciamo, di tastiere meccaniche prodotte in Cina e vendute su Amazon o su altri marketplace. Passiamo a dare uno sguardo da più vicino alla tastiera. Nella parte superiore possiamo osservare i tasti funzione a duplice funzionalità. Il tasto ESC ci permetterà di attivare la rotolazione al massimo dell'intensità. Alcuni da F1 ad F4 dei tasti shortcuts per avviare il browser, la calcolatrice, il lettore multimediale e così via. A seguire i tasti da F5 ad F11 sono quelli multimediali che ci permetteranno di gestire il player multimedia direttamente dalla tastiera, ovviamente premendo in combinazione il tasto FN. Il tasto F12 riporta all, quindi dovrebbe essere un blocco di tutti i tasti. A seguire troviamo sopra le freccette direzionali e precisamente quelle del tasto della freccetta superiore e quella inferiore ci permetteranno di aumentare o diminuire l'intensità, scusate, la velocità degli effetti. Troviamo appunto un set di effetti che vedremo meglio nella recensione scritta sul nostro sito. Come possiamo osservare, la tastiera Drevo Tarfing è davvero dall'aspetto classico. Troviamo il logo della Drevo riportato nella parte inferiore della barra spaziatrice. E questo modello adotta, come abbiamo anche già visto e detto, dei switch meccanici di colore rosso, sono dei Otemu Red. Ve li mostriamo adesso velocemente. Ecco qui. Nella parte superiore, la struttura di colore trasparente, troviamo il LED, che è un LED di colore bianco. Ovviamente una tastiera che adotta una rotolazione per singolo tasto. Ci spostiamo nel lato posteriore dove possiamo osservare il classico layout e design. Possiamo scorgere meglio il sistema di ritenzione del cavo USB adottato da Drevo per questo modello. È semplicemente un inserto in plastica che terrà fermo con due viti il cavo innestato nella struttura della tastiera.
e quindi preserverà perfettamente il cavo stesso da eventuali movimenti accidentali o involontari. Troviamo anche una canalina nella parte superiore che ci permetterà di organizzare meglio il cavo sulla nostra scrivania a piano d'appoggio. Troviamo un classico adesivo con il numero seriale della tastiera, una finitura rugosa, buccia d'arancia quasi nella parte inferiore, sempre in plastica, la scocca e lo chassis completo è in plastica. E dei piedini in gomma. Nella parte inferiore ne troviamo due, nella parte superiore uno, più quello in plastica dotato di un ulteriore rivestimento in gomma quando utilizzeremo il piedino per rialzare e agevolare la digitazione sulla tastiera stessa. Il cavo della tastiera è rivestito in intreccio di tessuto con un motivo bianco, scusate, rosso e nero, e il cavo USB è placcato oro. Con questo non abbiamo altro da dire circa la Drevo Tyrfing. Troveremo la recensione scritta, troverete la recensione scritta sul nostro sito www.eximardor.com con ulteriori immagini, approfondimenti, i nostri test e le nostre valutazioni. Giù in descrizione vi riporteremo anche a questo video, riporteremo anche il link alla nostra pagina Facebook dove vi diamo la possibilità insieme a Drevo stessa di usufruire di uno sconto del 15% per l'acquisto di questo modello. Con lo switch che voi preferirete sul marketplace amazon.it. Con questo è davvero tutto. Un saluto allo staff.